Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. La moda sauvage è tornata. Questo inverno lo stile della tendenza moda animalier e wild si faranno nuovamente sentire. A differenza di quella degli anni 90, però, quella di quest'anno ha una nuova interpretazione, molto più romantica e soprattutto più ricercata. Interpretazione che possiamo ritrovare proprio nel filato di quest'oggi. Analizziamo insieme il wild. Allora, partiamo innanzitutto dalla forma di questo filato. Come potete vedere, vi è una parte di base molto più sostenuta che vi consente quindi di creare facilmente il vostro lavoro e poi questo effetto pelosetto che sfuma lungo tutto il gomitolo, unito a questi filamenti, in questo caso verdi, che danno sicuramente una nota in più di movimento a questo filato e di conseguenza anche alla vostra creazione. Filato che si presenta così. In gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 65 metri, composto per il 55% viscosa e 45% poliammide. È un filato non molto sottile, per il quale infatti consigliamo l'utilizzo o dei ferri 8-9 oppure dell'uncinetto 7-8. Ecco qui un possibile effetto che potrà avere la vostra creazione. Creazione che potrete lavare ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, per il quale sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma piuttosto di riporlo in una posizione piana, esattamente come questo telino, lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo apponendo ovviamente un panno sulla parte superiore di protezione ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i serventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Questa variante che vediamo qui, che abbiamo visto finora sul nostro gomitolo, è la variante Tucano, quindi una vera e propria esplosione di colori, fucsia, lime e arancione. Questa invece è la variante Wild Red, in cui predomina sicuramente questa nota di rosso, ma anche varie tonalità del verde, dal più chiaro al più scuro, che possiamo vedere proprio qui sul nostro telino. Qui invece abbiamo il Wild Jeans, ovviamente ci sono varie tonalità del blu che possiamo vedere perfettamente sviluppato sul nostro telino, messe in risalto da questa nota di verde lime sparsa qua e là. Questo invece è il Wild Lilla, molto delicato, quasi possiamo definirlo fiabesco, con questi toni appunto del lilla, di un giallo molto tenue, intervallati poi da queste note quasi di rosa antico, beige, un mix davvero incantato. Proseguiamo con il Wild Paradiso, davvero una fantasia di colore molto anche attuale di tendenza. Questa esplosione di colori che vediamo qui sviluppata sul telino, dal blu al fucsia, davvero ce n'è per tutti. E concludiamo con il wild per eccellenza, vale a dire il Wild Tiger. Eccolo qui sviluppato sul nostro telino, beh, insomma, il colore, questo effetto animalier parla da solo. Lo abbiamo visto, lo abbiamo analizzato nel dettaglio. Questo wild è per chi vuole osare, ma con un tocco di stile ricercato. Le varianti di colore sono tante, abbiamo visto l'animalier, così come abbiamo visto i colori che in un certo senso possiamo definire unicorno, che tanto adorano le più giovani. E può essere utilizzato tanto per arricchire dei capi un po' più semplici, magari aggiungendo appunto una creazione con il wild al polsino oppure al collo di una camicia, o perché no, può essere utilizzato anche da solo, magari creando un maglioncino da abbinare ad una longhetta in pelle, oppure perché no anche a un bel gilet da abbinare su un vestito basic. Anche per chi storce il naso verso lo stile wild o animalier potrà utilizzare questo filato, perché un tocco di wild potrà essere uno stile in più, un'aggiunta in più al vostro outfit, che potrà essere di conseguenza sicuramente unico e irripetibile e potrà fare la differenza. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!